Miasmi a Battipaglia, incontro in prefettura. Rapinatore seriale, convalidato il fermo. Scuola De Amicis, lavori di ristrutturazione. Svincolo autostradale di Eboli, stanziati 16 milioni per la riqualificazione. Capaccio, si dimettono gli assessori. Chiusa la Cilentana, rischio frana. Campagna, cimitero accessibile ai disabili. Monte Corvino Pugliano, le vie dell'olio e del vino. Il prefetto di Salerno, Antonella Scolamiero, ha accettato la richiesta arrivata dai commissari straordinari di Battipaglia e ha convocato per mercoledì 23 settembre un incontro per affrontare la problematica degli odori molesti a Battipaglia. Da tempo, infatti, i cittadini battipagliesi lamentano il fatto che la città è avvolta in una cappa di odori nauseabondi, di cui non solo non si riesce ad eliminare la causa, ma non la si riesce neanche ad individuare. Sono stati invitati a prendere parte alla riunione anche la Regione Campania, l'ARPAC, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente, l'ASL, la Provincia, il Settore Protezione Civile Provinciale, il Comando Vigili del Fuoco e il Comune di Eboli. Il GIP Stefano Berni-Canani ha convalidato il fermo di Antonio Noschese Junior relativamente ad una sola delle quattro rapine che gli erano state contestate e alla tentata estorsione al bar, ma ha comunque disposto per lui la custodia cautelare in carcere. Noschese ha dichiarato al magistrato di non ricordare nulla, confessando di far uso di sostanze stupefacenti. Ad incastrare Noschese, sottoposto a fermo di polizia giudiziaria d'iniziativa, erano stati gli uomini della squadra mobile nella serata di martedì. Noschese era stato incastrato dalle testimonianze delle sole due vittime che lo hanno riconosciuto. L'ex scuola De Amicis sarà totalmente riqualificata utilizzando i fondi dell'8x1000 destinati allo Stato. Il governo ha dato il proprio assenso alla richiesta della commissione straordinaria che guida il comune di Battipaglia, concedendo le risorse necessarie per far tornare l'edificio scolastico all'antico splendore. Il costo totale dell'opera sarà di circa 6,7 milioni di euro e i lavori sembrano destinati a partire il prossimo anno, dopo il completamento dell'iter burocratico, la pubblicazione del bando e l'espletamento della gara. Tali lavori non contempleranno la riqualificazione anche della zona circostante, ossia Piazza Mendola e Piazza Arago, ma solo dell'edificio. Per le due piazze servirebbero altri 5 milioni di euro, ma da anni si attendono privati disposti ad investire nel progetto di finanza che comporterebbe anche la realizzazione di un parcheggio sotterraneo. Finanziata dal CIPE, la riqualificazione dello svincolo autostradale di San Giovanni ad Eboli. Da Roma arriveranno 16 milioni di euro. Nel progetto è prevista la costruzione della nuova sede della Polizia Stradale. Con questo progetto vengono archiviati definitivamente altri due interventi ipotetici, l'uscita sud di Eboli a ridosso del rione Pescara, così come l'uscita autostradale per la zona industriale tra Eboli e Battipaglia. La delocalizzazione dello svincolo in direzione Campania era poco strategica rispetto alle due zone industriali di Eboli di Battipaglia, che sono ormai contigue, spiega l'assessore ai lavori pubblici Matilde Saia. La scelta dell'amministrazione Cariello rasserena gli animi di decine di commercianti che da anni lavorano nei pressi dello svincolo autostradale. Le uscite di Eboli Nord e di Eboli Sud non avrebbero rispettato la distanza minima prevista dall'ANAS. Da qui la decisione di lasciare aperto solo lo svincolo di San Giovanni. Il finanziamento da 16 milioni è pronto. L'ultima parola sarà della Corte dei Conti. Soddisfatto il sindaco Cariello. Con il progetto di riqualificazione di San Giovanni evitiamo di impoverire una delle aree commerciali di Eboli più vivaci. Inoltre raggiungiamo un secondo obiettivo, la costruzione della sede della Polizia Stradale, destinata altrimenti a trasferirsi in un altro comune. Nella stessa zona è prevista la costruzione dell'ospedale unico della Valle del Sele, che aggregherà ben quattro nosocomi, Battipaglia, Eboli, Oliveto Citra e Rocca d'Aspide. Punto e a capo per l'amministrazione del sindaco Italo Vozza. Ieri hanno protocollato le dimissioni tutti gli altri assessori rimasti in carica e così la nuova giunta, nominata una decina di giorni fa, è stata azzerata. Dopo le dimissioni protocollate giovedì dall'assessore alle attività produttive e personale Vincenzo Di Lucia, ieri sono stati gli assessori all'ambiente e contenzioso Eustachio Vozza, il vice sindaco con delega alla pubblica istruzione e sport Franco Sica, l'assessore al bilancio Donatella Raeli, l'assessore ai lavori pubblici Lucio Conforti a rimettere il mandato. 8 i consiglieri che hanno chiesto l'azzeramento della giunta.
In base all'accordo raggiunto in maggioranza, partirà ora la fase delle consultazioni con tutti i gruppi di maggioranza e minoranza. Chiusa la Cilentana nel tratto tra Agropoli Sud e Prignano Cilento, il nuovo blocco, questa volta definitivo, è stato disposto ieri dal dirigente del settore viabilità e infrastrutture della provincia, Domenico Ranesi, dopo un sopralluogo effettuato insieme ad un team di tecnici. Non ci sono più le condizioni, spiega Ranesi, per tenere aperta l'arteria. Abbiamo fatto solo una verifica di quanto già avevamo ipotizzato in passato. Avevamo già previsto che il viadotto non sarebbe stato più praticabile. Ha fatto il suo lavoro, ha retto bene per tutta l'estate, ma adesso andiamo verso la stagione delle piogge col pericolo di frane e crolli. Abbattimento barriere architettoniche nel cimitero del comune di Campagna. Se ne è parlato qualche mese fa grazie a una richiesta inoltrata dall'associazione di promozione sociale Mi Girano le Ruote, con sede a Campagna, presieduta da Vitina Maioriello, all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Monaco. Oggi tale proposta è diventata concreta. La costruzione dei nuovi lotti all'interno della suddetta area cimiteriale sta avvenendo tenendo conto di determinate distanze tra una lapide e l'altra, così da permettere anche alle persone che si muovono su una sedia a rotelle di potersi avvicinare alle lapide del loro defunto, cosa che fino a qualche mese fa era impossibile. Grande soddisfazione da parte della presidente Maioriello e del sindaco Monaco per quanto si è realizzato, anche perché già diversi cittadini campagnesi e non stanno usufruendo di questi nuovi spazi. È iniziata ieri la manifestazione Le Vie dell'Olio e del Vino, evento promosso dal comune di Montecorvino Pugliano, in programma fino a domenica e che mira a promuovere e valorizzare il territorio e le sue eccellenze con una serie di attività finalizzate alla conoscenza delle realtà locali e al coinvolgimento delle aziende e dei produttori del territorio. Dopo l'incontro tematico dal titolo Le Vie dell'Olio e del Vino tra valorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo del territorio, cooking show del famoso eco-gastronomo Fofò Ferriere. Quanto è importante un olio buono per rendere poi il prodotto finale eccellente? No, guarda, come dice il mio amico poeta Emilio Pompeo, l'olio, l'olio è il collante nella cucina, quindi l'olio è incredibilmente la parte determinante di una serie di pietanze incredibili. Io dico sempre, noi facciamo una serie di prodotti che stasera facciamo degustare ai nostri amici, facciamo una fresa con olio e sale, cioè per dirti. Poi una cosa un po' più elaborata, ci mettiamo due pomodori vicini. Poi con la mia amica Elga Liberto, la signora dei grani, abbiamo creato una serie di pizze, di focacce, nella cultura proprio quella lì contadina, quella lì rurale, una serie di prelibatezze che poi veramente le facciamo dopo degustare a tutti. Sono tante le attività che l'amministrazione mette in campo ormai da anni per promuovere i nostri prodotti tipici locali. Quest'anno abbiamo avuto la capacità e la fortuna di intercettare un finanziamento dal GAL Colline Salernitane e quindi abbiamo presentato un progetto appunto per promuovere i nostri prodotti che vengono lavorati sul nostro territorio. La nostra zona è una delle zone più belle, diciamo, della Piana delle Stelle, dove vengono coltivate le uve di eccellenza e quindi ci teniamo a promuovere sia il nostro prodotto che le aziende locali. E non poteva mancare l'assessore alla cultura e allo spettacolo del comune di Montecorvino Pugliano, Enzo D'Alessio, al quale ovviamente chiedo, insomma, come sono stati i preparativi, quanto avete lavorato per riuscire ad arrivare a questo risultato. Sì, siamo stati impegnati tantissimo in questi giorni, anche perché i tempi sono stati un po' stretti per la realizzazione di questo evento. In particolar modo volevo ringraziare la Proloco del Comune di Montecorvino Pugliano, che si è spesa tantissimo, tutte le aziende che abbiamo coinvolto, i produttori e tutta l'amministrazione che ci è stata vicina dal primo momento.